Elisabetta Gregoraci, nota ai più per essere la moglie di Flavio Briatore, è una showgirl molto in vista sul piccolo schermo. A quanto pare gli anni passano e lei è pronta a dare un'altra piega alla sua carriera, eccola dunque debuttare al cinema nella pellicola Matahari, in cui veste i panni di protagonista, affiancata dall'attore hollywoodiano John Savage. Elisabetta ha espresso le sue sensazioni e le emozioni suscitate da questo grande debutto: in questa pellicola ho avuto l'onore di interpretare Matahari, un personaggio storico molto particolare, devo ammettere che è stato impegnativo. Essendo lei digiuna di cinema, questo grande passo la spaventava, avendo, in passato, fatto sempre televisione, avevo un po' paura di vestire i panni di una donna così ricca di sfaccettature, ma, per fortuna, è andato tutto nel migliore dei modi, grazie a una squadra di professionisti di primo livello che mi ha supportato in ogni momento sul set. A quanto pare però tutto è andato per il meglio, a confermarlo è stata infatti la regista di Matahari, Rossana Patrizia Siclari. Elisabetta ha talento cinematografico e sono estremamente felice di conoscerla.